lo fa, c'è il pallone fuori niente, si va a prendere il consegnato e porta a casa due tiri liberi. Sono passati solo due secondi, soli due secondi, ne rimangono 10 da giocare con due tiri liberi per l'ex ala prefabbricati pugliesi Brindisi, Andrea Malamov. Primo tiro libero a favore dell'Igea Sant'Antimo con Malamov, il suo tiro sbaglia il primo Malamov, questo errore potrebbe pesare. Ancora Malamov dalla lunetta, il tiro di Malamov a Bersano, 73-72 Igea, 71 Gragnano, pallone per Di Piero, Sorrentino difende bene, 7 secondi, 6 Gragnano, perde la maniglia con Di Piero, Giordano, il tiro da 3 a bersaglio, Giordano, tiro da 3 quando mancano solo 9 decimi, Malamov prova la tripla, per poco non sbaglia, non segna, e Gragnano espugna Sant'Antimo, Gragnano espugna Sant'Antimo, 74 Gragnano, 72 Igea Sant'Antimo, triplo allo scadere per Antonello Giordano e vittoria per la formazione giallo-blu che porta a casa due punti importantissimi, due punti importanti che sono il coronamento di una settimana da sballo per la formazione di coach Scotto, che ha vinto prima in casa con Firenze, poi il recupero contro Pistoia e poi ancora in casa e poi ancora fuori casa con Igea Sant'Antimo. Ma è stata grande partita, adesso c'è il gemellaggio tanto atteso tra le due tifoserie, applausi da parte dell'Igea alla formazione ospite. Ricordiamo il risultato, Igea Sant'Antimo 72, Polisportiva Gragnano 74, è tutto da Sant'Antimo, da Andrea Capasso e Nicola Puca. Buonasera a tutti. Gragnano espugna il Palapuca che era inviolato dal mese di gennaio, quindi due punti fondamentali per Gragnano che aggancia l'Igea Sant'Antimo. Turno infrasettimanale in quel di Veroli, si giocherà giovedì sera alle ore 21 per poi rivederci domenica prossima in casa Compatti. Da qui è tutto e buona serata.